a Borgata Costiera è un giorno indimenticabile. Si inaugura quello che vedete alle mie spalle, la dimensione del tempo di Gerry Bianco. È vero che quando un artista dona al mondo, al pubblico, la propria opera d'arte non diventa più sua, ma la regala al mondo nella sua interpretazione, nella sua suggestione. Però io ne vorrei approfittare, perché lo abbiamo qui, e chiedere che cosa significa e che cosa rappresenta, sia per opera d'arte e sia anche per il nostro territorio, per Borgata Costiera. Intanto devo dire grazie a tutti, è un momento emozionante, perché poco fa quando venivo a Costiera mi ricordava tutti i momenti della fatica, tornavo e dicevo arrivo a Borgata Costiera in macchina da solo, ora stasera sono arrivato, è il momento culminante, è il momento in cui cedo l'opera allo spettatore, a chi godrà e fruirà di questo momento, di questo spazio, di questa... L'opera è la dimensione del tempo, il tempo non ha dimensione, non lo quantifichiamo, il tempo fra un po' volerà via, però l'opera resterà, questa opera resterà la storia, resterà il tempo, resterà il ricordo di questo 2018, di questa festa del pane in cui con Francesco Foggia ho proposto questa cosa, lui mi ha capito e siamo riusciti a portarla avanti. Gerry, un'opera monumentale, diamo qualche numero, quasi 22 tonnellate, poi... Abbiamo un'altezza di 5,30 m dal piano di sedime, c'è 70 cm di fondazione, c'è uno spessore di 70 cm, c'è 1200 kg di ferro che ho sagomato, ci sono 14 metri cubi di polisterolo, ci sono 14 metri di ghiaia, c'è la terra rimossa. Poi c'è tanto progetto, c'è tanti disegni che ho fatto, tanta ansia, tanta preoccupazione, ma soprattutto c'è tanto amore, tanta passione e tanta voglia di realizzare questa cosa. C'è tutta questa, il tempo è volato, ma l'opera è qua, a marcare questo territorio, a marcare questo spazio intorno, a marcare l'atmosfera e dico anche un grazie a Dio per questa magnifica, opera che mi ha fatto realizzare, perché lui forse mi ha dato l'ispirazione. 4 agosto 2018, una data da ricordare, abbiamo fatto la storia, o meglio, Francesco Foggia insieme a tutto il suo staff, ai suoi artisti, a tutti i suoi grandi collaboratori, a cominciare da Gerry Bianco, ha fatto la storia Borgata Costiera. Oggi inauguriamo non soltanto il Museo del Pane e della Pasta, ma questa opera monumentale, simbolo della dimensione del tempo. Quanto entusiasmo c'è, Francesco, e soprattutto quanta voglia di cominciare? L'entusiasmo si vede dal nostro sorriso, no? Certo, molta fatica, c'è stato un grande impegno e oggi stiamo raccogliendo i frutti. Hai detto bene, stiamo scrivendo la storia. Chi ha scritto la storia è proprio qui a fianco a me, Gerry Bianco, che con molta dedizione ha dato veramente lustro a questa borgata. Noi da tanto tempo che ci stiamo comunque impegnando per le periferie. Borgata Costiera è l'esempio di una sana e buona politica. Insieme all'amministrazione comunale, guardate il sindaco Nicola Cristaldi, insieme alla sua giunta, ma insieme soprattutto a tutte quelle grandi attività che hanno creduto in questa bellissima borgata, stiamo cercando comunque di realizzare un piccolo, ma a mio parere grande sogno. Ho detto che la festa del pane è servita a rievocare la storia, ho ripetuto anche oggi che la festa del pane, la festa della pasta sta scrivendo la storia. Questo monumento, questa scultura, questa dimensione del tempo è l'esempio di un grande impegno, ma soprattutto del grande amore che abbiamo messo verso questa città. Sono convinto che questa scultura deve servire anche da esempio per molti artisti mazzaresi e non solo, che si possono spendere, perché spendersi a titolo gratuito non è da tutti. Gerry Bianco lo ha fatto, io mi sono impegnato per quello che ho potuto, ho cercato di essere la sua spalla, naturalmente lui è stato l'artefice, io ho cercato di essere il suo braccio per quello che ho potuto, grazie alle mie conoscenze, ma soprattutto grazie a tutte quelle grandi persone che hanno veramente dimostrato grande amore verso questa città, perché Borgata Costiera fa parte della città di Masana del Vallo. Francesco, dalla prima edizione siamo arrivati alla quarta e anno dopo anno sono stati aggiunti dei tasselli, soprattutto in termini di qualità, di arte e di cultura. Come mai il tuo grande impegno si è focalizzato proprio sull'arte, sulla cultura e sulla memoria storica? L'arte è vita. Io credo che in tanti, già ai tempi dei nostri antenati, guarda, io, se noi andiamo nelle grotte di Miragliano andiamo a vedere diversi graffiti, diversi disegni, significa che c'è gente che ha fatto la storia con l'arte. Dico sempre che l'arte è l'anima della nostra cultura, ma è soprattutto l'anima della nostra vita. Non c'è arte senza vita, non c'è vita senza arte. Anche questo è un esempio di vita, no? La dimensione del tempo ne è un esempio tangibile. Quasi quasi mettiamo il timbro, gli faccio...
come fanno i timbri. Noi abbiamo lasciato il timbro qui proprio in questa bocata attraverso veramente il cuore, perché quest'artista ha dimostrato, grazie alla sua fantasia, grazie alla sua idea, di emozionare questa borgata, e ha disegnato quello che sentiva dentro il cuore. Ognuno dà il proprio significato, lui ha dato il suo significato, l'importante comunque è cogliere quel significato. Io devo sicuramente ringraziare chi in questi anni si è impegnato a dare lustro a questa bocata attraverso opere di arredo urbano, decoro, ma di tanti comunque disegni murales fatti in questa borgata, e a Dimensione del Tempo sono convinto che sarà la prima delle tante serie di iniziative, di sculture che comunque andranno qui. Già in passato l'amministrazione Sindaco Cristaldi aveva realizzato una scultura nei Via dei Lavatoi, questo va a completare questo ciclo di questi 10 anni, speriamo bene che in chiave futura possiamo fare anche, grazie a Cerri Quadrivato, dell'amico Cerri Bianco e altri artisti, un evento proprio che riguarda l'arte, perché non esiste vita senza arte. Siamo col Simano Bonanno, felicissimi di rivederla, soprattutto in una giornata così storica, così importante per Borgata Costiera. Oggi inauguriamo non solo di mattina con il Museo del Pane e della Pasta, ma un'opera monumentale, quella dell'artista Cerri Bianco. Quali sono le emozioni e soprattutto qual è il suo entusiasmo a partecipare a questa festa? Ma diciamo che è un dono che la città di Mazara del Vallo riceve, non so se per la prima volta, onestamente, da un artista, Cerri Bianco, e noi siamo orgogliosi di questo. Noi abbiamo fatto poco per quello che ha fatto l'artista Cerri Bianco, abbiamo dato solo un supporto tecnico all'interno dell'assessorato dei lavori pubblici, ma siamo molto contenti perché, come spesso io ho ribadito, questo rimarrà nella storia. Noi siamo di passaggio, l'arte è immortale, ed è bello che sia stato fatto qui in questa borgata costiera, che è pur sempre Mazara del Vallo, ma che sta per essere rilanciata in questi ultimi 4-5 anni, non soltanto dall'amministrazione Cristaldi, ma anche da un consigliere comunale che ha avuto un'idea bellissima, quella della festa del pane e della pasta. Quindi siamo orgogliosi di questo, siamo felici e ringraziamo con il cuore l'artista Cerri Bianco. Siamo con Franco Marino, segretario dell'UNAC, e possiamo dire una figura assolutamente essenziale per la festa del pane e della pasta, presente con la sua collaborazione, con i suoi colleghi e con i suoi compagni sin dal primo giorno della prima edizione. Siamo giunti alla quarta e oggi stiamo inaugurando la Dimensione del Tempo, un'opera monumentale di Cerri Bianco. Qual è l'emozione di questa giornata? Allora, l'emozione per noi tutti è grande, perché si è raggiunto un traguardo, un altro traguardo, come tutti gli altri 3 anni, però quest'anno abbiamo voluto esagerare, perché con l'aiuto del, non l'aiuto, l'artefice di tutto, non l'aiuto, noi abbiamo aiutato lui, ma il resto l'ha fatto tutto lui. Abbiamo lasciato un segno della festa del pane a Borgata Costiera, segno indelebile, perché non credo sia facile togliere una struttura del genere, anche perché sappiamo come è fatta Gerri, giusto? Perciò un grazie personale va a Gerri, non è una persona normale al mio punto, perché per quello che ha fatto, come l'ha fatto, quando l'ha fatto, nei tempi che l'ha fatto, non la reputo una persona normale. Dai che ci siamo, dai che ci vola!